Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Vi siete mai trovati di fronte a un caso che vi è rimasto in mente anche molto tempo dopo l'accaduto? Il caso di oggi è proprio uno di questi e come me ci sono state tante altre persone che sono rimaste estremamente colpite da questo caso. Cosa ha reso questo caso così famoso? Infatti, non è tanto il caso in sé per sé, ma la reazione che hanno avuto i media e soprattutto il pubblico di fronte a questa atrocità. Di questo caso, infatti, a 10 anni di distanza se ne sta ancora parlando. L'anno era il 2004, quando internet non era ancora come lo conosciamo oggi. Sembrava una mattina come tante e chi avrebbe mai potuto prevedere quello che di lì a poco sarebbe successo? Perché quel giorno del 2004 la sorte di due famiglie cambiò per sempre. Si parla di Natsumi e Satomi, che erano due amiche da tempo, condividevano un sacco di passioni e giocavano nello stesso team di basket. Quello che però molti ignoravano tuttavia era che tra le due era sorto un bisticcio alcuni giorni prima. Si tratta di studentesse delle scuole elementari. In quegli anni, nel 2004, non si poteva parlare con le altre persone attraverso i social, tuttavia c'erano dei forum in cui la gente poteva lasciare determinati messaggi su determinati argomenti e benché non fossero sofisticati come i social media che abbiamo oggi, si poteva comunque comunicare attraverso queste piattaforme. Satomi ha detto un sacco di cose piuttosto pesanti a Natsumi attraverso questa piattaforma, appunto, facendo dei commenti non proprio carini sul peso dell'amica. Si sa, quando si è bambini delle elementari, ogni tanto si fanno questi scherzi, ci si prende in giro, non che sia una cosa positiva, però solitamente la maggior parte di questi bisticci si risolvono. Tuttavia, questo non era sicuramente il caso di Natsumi. Infatti, andò a scuola portando con sé un taglierino. Le lezioni della mattina si svolsero normalmente, tuttavia, durante la pausa pranzo, chiese alla sua amica Satomi di seguirla in un'aula vuota. Una volta arrivate nell'aula, Natsumi attaccò Satomi alle braccia e infine le tagliò la gola. Natsumi, dopo aver visto la bambina smettere di respirare, la colpì alla testa con un calcio per assicurarsi che non fosse più in vita. Subito dopo tornò alla mensa ricoperta di sangue. Gli insegnanti accorsero e pensavano che la bambina si fosse fatta male, ma ella rispose che quello non era il suo sangue. Ovviamente gli insegnanti non potevano credere a quello che questa bambina stesse dicendo, chiamarono anche la polizia che erano rimasti sotto shock nel vedere quello che era successo. La telefonata più difficile hanno detto che è stata quella al padre di Satomi, stava andando al lavoro quando gli è arrivata questa telefonata. Precedentemente la sua moglie era venuta a mancare per via di un cancro. In un'intervista ha detto che non poteva immaginare la sua vita senza sua figlia. La bambina che ha commesso questo fattaccio, invece, Natsumi, hanno detto che si era subito pentita di quello che aveva fatto, si era resa conto che aveva fatto una cosa terribile. La portarono in ogni caso alla polizia, dove praticamente la bambina smise di parlare e non voleva mangiare assolutamente nulla di quello che le venisse offerto. Tra l'altro hanno detto che ha pianto molto quella notte. La mattina seguente accettò di mangiare un po' di pane e del succo e finalmente confessò i motivi per i quali ha scelto di rifare quello che ha fatto alla sua amica. Vi ricordo che questa bambina aveva solo 12 anni. I media erano ovunque su questo caso e c'era chi voleva giustizia per Satomi e chi invece cercava di capire cosa avesse portato una bambina così giovane a compiere un atto di tale violenza. Nei 2 mesi precedenti al processo, gli investigatori cercarono di scoprire di più sul passato di Natsumi per capire se ci fosse stato qualcosa che ha portato questa bambina a compiere questo atto. I suoi voti stavano peggiorando nell'ultimo periodo e per questo aveva lasciato il team di basket per concentrarsi di più sui suoi studi. E sembra come se si sia sentita una forte pressione addosso per poter mantenere i suoi risultati alti a scuola. Inoltre sembra che avesse una vera e propria passione per tutto quello che era horror, quindi manga, anime, film, che sicuramente non erano adatti per una bambina dodicenne. In particolare lei si era interessata a questo film chiamato Battle Royale, che forse alcuni di voi conoscono, è anche uno dei film che ha ispirato Hunger Games, anche se in realtà questo a sua volta era ispirato da una storia finlandese, mi sembra. Comunque questo film, tra l'altro con un Kitano Takeshi fantastico,
scolastico in questo ruolo, in cui praticamente una serie di studenti si ritrovano su un'isola e devono uccidere, altrimenti saranno uccisi, e può sopravvivere soltanto uno studente di quella classe. Vi consiglio di vederlo perché è veramente un film interessante. Inoltre hanno scoperto che questa bambina Natsumi già in precedenza aveva attaccato altri studenti e si era portata degli oggetti pericolosi a scuola. Ovviamente questo caso ha sollevato un sacco di questioni su cosa è appropriato far vedere a determinati bambini e che cosa invece sarebbe meglio tenerli all'oscuro, e inoltre su come si può limitare l'accesso a internet ai minorenni o comunque soprattutto ai ragazzini delle elementari. So che non è che si può dire con certezza, però ci sono molte probabilità e molti esperti ipotizzano che se Natsumi non avesse mai avuto accesso a questa tipologia di materiale, probabilmente non avrebbe mai attaccato la sua compagna di classe. La bambina è stata messa in un istituto, benché fosse così giovane, perché era considerata un pericolo per la società. È stata condannata a 2 anni di istituto nella prefettura di Tochi e poi questa sua pena è stata estesa altri 2 anni. Un'altra delle cose un pochino, diciamo, controverse è stato che la ragazzina nel 2005 ha ricevuto il suo certificato di completamento degli studi elementari. Questo ha sollevato un sacco di controversie perché molti ritenevano che questa bambina non dovesse ricevere quel certificato, data la gravità delle azioni che ha compiuto mentre frequentava le scuole elementari. Tuttavia, sembra che questo sia uno dei modi per poterla riabilitare e farla rientrare magari in un futuro nella società. Nel 2008 è stata rilasciata dall'istituto dove era rinchiusa e le sono stati dati gli arresti domiciliari. Dal 2013 è stata liberata e sta vivendo in una località sconosciuta, cioè non ci ha dato sapere dove, del Giappone, con una nuova identità e un nuovo nome, come una donna libera. Tuttavia, questo non è stato la fine di questa storia di Satomi o di questo video, perché la reazione che hanno avuto i media è stata a dir poco allucinante. In particolare, il fatto che comunque era iniziato a girare una foto di questa ragazza, che non si sa se fosse realmente lei, questa immagine, molti hanno pensato che questa si trattasse di una vera foto di questa Natsumi, e tra l'altro anche in internet, praticamente ovunque, soprattutto negli anni 2005-2010, che poi erano anche gli anni in cui c'era Death Note, quindi immaginate, un sacco di persone hanno iniziato a disegnarla, anche a fare quasi delle specie di manga di questa ragazza, e c'erano moltissime persone che erano estremamente affascinati con questa storia, un po' per via dell'età di questa ragazza, un po' per il fatto che il tutto era successo su internet. Era un po' una novità per quegli anni. Qua vi faccio vedere alcuni altri disegni e l'hanno come trasformata in questo personaggio dei cartoni animati. E questa storia è diventata così terribile e cresciuta in modo così esponenziale che l'Università del Nevada ha smesso per un certo periodo di vendere le sue t-shirt perché appunto la gente le usava per associarle a questa ragazzina, che è una cosa assurda, cioè ragazzi, è successa una tragedia così grave, la gente pensa a fare questi disegnini, lo trovo un pochino scortese. Ci sono ancora persone che stanno cercando di indagare su quale sia la vera identità di questa Natsumi al giorno d'oggi e io spero che nessuno la trovi, sinceramente. La storia è veramente inquietante, io trovo inquietante che ci siano delle persone che cercano di, come dire, quasi scherzarci sopra, perché disegnare questi personaggi o creare delle fanpage, tra l'altro l'hanno anche messa come, avete presente quei mod che si usano in certi videogiochi al posto di un assassino, eccetera, eccetera. Ovviamente non sono stati i creatori dei videogiochi, ma dei fan di questa ragazza. Questa era la storia, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!